Riprendo il video di prima, concludendo che la farina è aumentata, i generi alimentari sono aumentati. Nessuno sta parlando di andare a comprare il pesce che sappiamo benissimo che costa, ma parliamo di generi base alimentari, quello che è la pasta, la farina, le uova, il latte, tutto è andato alle stelle. Avete aumentato tutto. La benzina è aumentata, questo è aumentato, quello è aumentato. Ragazzi, ma aumentare uno stipendio? Aumentare le pensioni dei disabili che campano con quattro pidocchi al mese? Quelli non le aumentate. Perché non le aumentate? Perché non vi viene comodo, giusto? È normale. Aumentiamo il caro vita per tutti, caro vita per tutti. A me mi sta bene che avete aumentato le cose, ma dovete aumentare pure lo stipendio. Perché una persona con 800 euro al mese non può campare. Ve lo dovete mettere qua, nel cervelluzzo malato che avete. Non dovete sempre ingrassarvi voi, prendete soldi a destra, prendete soldi a sinistra. Amministrate per un anno. Per un anno tutti vi votano e andate tutti bene, tutti d'amore e d'accordo. Finite il vostro servizio di un anno, vi rimane una pensione a vita. Voi avete un vitalizio a vita. Noi qua neanche la pensione abbiamo a vita, lo sai perché? Perché a 80 anni ci mandate in pensione, facciamo in tempo a morire e la pensione rimane lì accumulata. Io conosco pochissime persone che hanno avuto il lusso di andare in pensione e di godersi la pensione. Perché oggi come oggi, il muratore che si fa un culo tanto va in pensione a 80 anni, ma voi ce lo vedete un muratore a mettere giù i mattoni, a tirar sui sacchi pesanti del cemento fino a 80 anni? Come mai voi fate un anno di lavoro e vi prendete una pensione a vita e noi ci dobbiamo fare un culo tanto per darvi la pensione a voi? Perché non ce la date anche a noi sta pensione? Perché non aumentate le pensioni dei poveri cristi che quest'anno avranno tutti i riscaldamenti spenti perché il pellet è arrivato alle stelle e il gas è arrivato alle stelle e la corrente è arrivata alle stelle? Voi state belli al caldo quando fate il Parlamento, vi vediamo tutti sbracciati, tutti belli fighi. Come mai non le pagate voi le bollette? Certo che le pagate, e pavate che i soldi di strunzo cavo mandene una log dredo. A ules fa pure a parlamentare, ules sta pure in un po' grinda politico. Perché non prendete una persona che lavora e si fa un culo tanto da una vita e lo mettete in politica? Perché? Perché sa cosa sono i caro viveri? Perché sa cosa sono i sacrifici? Voi finite di studiare e vi mettete dietro a un Parlamento. Ma mi dite a me, ma quando avete faticato? Ma quando l'avete fatta la fame come la stiamo facendo noi? C'è qualcuno di voi che è finito in Parlamento e ha puzzato di fame prima di finire là dietro? Ecco perché fate tutte le cose a nostro discapito, perché voi non avete mai lavorato, non sapete cosa significa campare con una miseria al mese e mantenere i figli e mantenere le bollette, le tasse di merda che ogni mese ci mettete, perché ogni mese mettete tasse nuove, ogni mese.